Benvenuti Anomalie. In questo video scopriamo come scegliere e creare le parti che interpreteremo nel corso della storia. Ora che abbiamo stretto l'accordo e creato insieme l'ambientazione, creare le anomalie sarà un processo semplice e molto veloce. Andiamo a vedere come abbiamo introdotto l'argomento durante la sessione di esempio. Allora, adesso possiamo creare le parti. Perché si chiama... Allora, cosa vuol dire creare le parti? Pensate proprio a calarvi nella parte, d'accordo? Avere una parte da interpretare, ok? Ci sono due parti che si possono interpretare, la distopia o un'anomalia. Per quanto, adesso siamo in tre, decideremo, considerate che in una partita di Prisma ci potrebbero anche essere due o tre persone che interpretano una distopia, una, due o tre persone che interpretano delle anomalie. L'importante è che qualcuno interpreti la distopia e qualcuno interpreti l'anomalia. Aggiungo anche un'altra cosa, condurre la sessione è una cosa che si può fare sia se si è distopia, sia se si è anomalie. Qualora voi aveste già giocato, volete il gioco con il Game Master, una persona interpreta la distopia ed è anche la persona che conduce. Avete fatto il Master, ok? Volete giocarlo Masterful o Masterless, tutti hanno un'anomalia, ok? A turno si interpreta la distopia e quella persona è anche quella che conduce. Vogliamo farlo più strano, ok? Un'anomalia... È la persona che conduce le sessioni. Quindi cosa vuol dire? Apre le scene, le sviluppa, condurre le sessioni. Quindi uno può anche essere un'anomalia e gli altri la distopia? Assolutamente sì. È una versione molto pesante. È una versione molto pesante. Diverse persone l'hanno giocato così. Lì fai proprio 1984, perché fai una persona sola in mezzo alla distopia. Ok? Però potrebbe anche esserci un gruppo di anomalie, ma una di queste anomalie conduce. Per esempio, V for Vendetta è fatto così. È V, se ci pensate, che ha sempre in mano i redini della storia. D'accordo? Sì. Lui ha pianificato la caduta del governo ed è lui che imposta le scene in tutti i sensi. D'accordo? È V che conduce. Sì. Ok? Comunque, vabbè, questo lo vediamo dopo, eventualmente, quando giochiamo insieme. Allora, scegliamo innanzitutto, quindi, chi vuole giocare all'anomalia e chi vuole giocare alla distopia. Ok, perfetto. Io avevo visto che tu ti rivolgevi già a lui dicendo: ah, siamo padre e figlio, ma anomalia e distopia. Sì, sì, facciamo dai, così, dai. Sì, dai, ok, a questo punto. Ok, a questo punto c'è semplicemente da creare le vostre anomalie. Le anomalie si creano in maniera molto semplice. Avete queste etichettine qua, che sono etichette scrivibili, ok? Su queste etichette ci vanno i tratti. I tratti cosa sono? Sono delle parole che vi descrivono, che descrivono la vostra anomalia. Per creare l'anomalia basta che voi prendiate 8 etichette, che dovrebbero essere già 8, dovrei avermene già messe 8. Sì, in una scrivete il vostro nome, okay? E nelle altre 7 scrivete delle parole chiave che vi descrivono. Okay? Pensate al sistema di aspetti di Fate o di tratti di Not the End, d'accordo? Scriveteci delle qualità che avete, come siete, come vi comportate, cosa sapete fare, ok? Indiana Jones avrebbe archeologo, deve stare in un museo, avventuroso, carismatico, la mia fidata frusta, quelle cose lì, d'accordo? Okay. Parlate un po' fra voi di chi vorreste interpretare e poi vi scrivete i tratti, semplicemente. Prendetevi tutto il tempo che avete bisogno. Ah, okay. Dovreste anche scarabocchiare le etichette, farci un disegno invece che scriverci una parola. Va benissimo. Farlo, sì. Basta che sappiamo descriverlo poi. Esatto, poi vedremo dopo come si usano, però queste etichette qua voi le mettete in gioco quando dovrete affrontare dei momenti importanti della storia. Quindi sono quelle cose che vi aiutano ad agire e influenzare il corso della storia. Okay. E uno di questi deve essere il nostro nome? Esatto, okay. Sì. Quindi cosa? Vivi un desiderio di maternità? Sì, vivo un desiderio di maternità. Aiuto. No, potrei fare tipo una figura materna, mettiamola così. Okay. Sarò il Pedro Pascal. Pedro, ok. Si invertono i ruoli, ok, sì, va bene, va bene. Pedro Pascal della situazione. Quindi potrei essere una figura materna nei riguardi di questo giovane fanciullo. Giovane ok, va bene. Che si è approcciato alla tecnologia. Ma quindi nel senso tu... scopri la tecnologia attraverso me? Cioè nel senso diventi anomalia per me, grazie sì. A me? Se ho capito bene, tu hai scoperto, hai un interesse, adesso deciderai per la tecnologia e dato che lei ti vuole bene, lei è inguaiata perché vuole proteggerti. Vero, molto semplicemente, sì. Esatto, certo, va bene. Sì, okay. La vedrai in questi termini qui.
Sì, sì, no, per me è grande, sì. Grande, sì, sì. Ti piace. Sì, sì, mi piace. Dai, va bene. E come... E beh, se sono un tuo figlio, devi darmi tu il nome, d'altronde. Io darei mia madre. La vedo andare malissimo. Sì, così almeno... Cioè... Che tipo... Allora, che genere di nome diamo? Che contesto siamo? È vero. Beh, se siamo in un contesto passato, cioè non è vero un che contesto futuro che secondo me non i biblici tipo Giona, anch'io pensavo a roba che sei molto carino tipo anch'io pensavo a va bene allora ti chiami tipo Noah va bene ok certo perfetto e io mi chiamo Magda perfetto. Ok va bene Magda. Visto che giustamente Claudio ha detto che si possono fare anche dei disegnini, io farò lo scarabocchio della cosa che ho trovato. Con l'aggeggino tecnologico. Bello, carino. Con la mia bravura a disegnare, tra l'altro. L'importante è che tu lo capisca. Esatto, ok. Tanto è una cosa che poi tu devi mettere in gioco. Ok. Allora. Vabbè, io metterò... Proteggerò Noah. Intanto sto disegnando una sorta di castagna, così. Castagna? Sì, il gusto ci guadagna. Questo qua è... Guarda, che bello. Questo qua è l'aggeggio che ho trovato. Perfetto, sembra un prosciutto. È vero, sembra un prosciutto. O un occhio, non lo so. Vabbè, è un prosciuttocchio, non lo so, un nuovo essere. Ok. Poi tu deciderai. Esatto, esatto. Facciamo dei fili, così si capisce che è una cosa tecnologica. Ottimo. Ok. Adesso è chiaro. Adesso è perfettamente chiaro, sì. Tratti va bene allora beh pensa com'è che carattere beh, ha no è sicuramente molto curioso perfetto meglio scrivere curioso o curiosità ti cambia qualcosa secondo te? Allora un piccolo anticipo per quando giocheremo quando voi affrontate dei punti di svolta i punti di svolta sono dei momenti in cui voi come anomalie interagite con la distopia in un modo che alla distopia non piace, quindi contravvenite alle sue regole, fate qualcosa che ha da un lato una posta in gioco e dall'altro non è allineata con i dettami della distopia, ok? Voi vi trovate a inserire i vostri tratti, quelli che ritenete pertinenti alla situazione, più dei pericoli e delle paure, poi vedremo, ok? E in un sacchetto oppure li mischiate e ne estraete soltanto 3 di queste etichette. Le etichette che vengono estratte sono quelle che modellano la narrazione, che ci permettono di raccontare come vanno le cose. Ciò che deve avere il tratto di per se stesso come caratteristica è essere comprensibile a te. Quindi okay, se per te è più facile giocare la curiosità, scrivi curiosità. Se invece per te è più facile giocare il fatto che sei curioso, metti okay, curioso. Okay, perfetto, molto versatile come cosa. Ok, alla fine è nata per la curiosità. Ok... Faccio un'altra domanda così almeno. Sicuramente, essendo madre e figlio, mi viene naturale creare un elemento di connessione, no? Assolutamente sì. Creare un legame può essere uno dei tratti per esempio, lei ha scritto proteggere Noah. Chissà in questa mini sessione quante volte potrà potenzialmente entrare in gioco. Io allora mi metto la mamma ha ragione. Oh. Mamma ha ragione. Ha sempre ragione. Meno di te mi potrò fidare, si spera, perché sì. Nel senso ho la sensazione che meno male che è una one shot, perché secondo me potrebbe andare molto male. Beh, allora guardate, adesso non voglio disturbarvi mentre scrivete i tratti, però ovviamente essere un elemento anomalo all'interno di un contesto che non ti vuole a volte crea un grande valore aggregante. Ah, beh, certo, giusto. Ho visto in alcune sessioni di gioco, campagne, invece al contrario, vedere la distopia che riesce a dividere le anomalie. Okay. Perché? Perché essere anomalie non sempre vuol dire per forza andare d'accordo. Ah, beh, certo, pensate, certo. Non so, i tributi di Hunger Games che devono necessariamente combattere gli uni con gli altri. E lì c'è competizione, a volte anche non soltanto una divisione, ma proprio ti voglio morto. Mm-hmm. E a volte capita, purtroppo. E adesso farò, io visto che Alice ha scritto che la tecnologia non le fa paura, in realtà, anche a me. Perfetto. Le copio il tratto. No, si sente, capisce, essendo un bambino molto sveglio, che quella dimensione è una dimensione di prigionia e quindi un giorno saremo liberi. Oh, bellissimo.
considerate anche che tratti non necessariamente intesi come positivi possono entrare in gioco, perché certo. Se mettiamo, non lo so, ficcanaso, spaventoso, opportunista, sfregiato, non è che tu non possa mettere sfregiato in gioco per magari, non lo so, fare paura a qualcuno. Quindi certo, scrivete certo. Veramente cosa secondo voi vi descrive, sì, senza sì. Pensare alla convenienza, perché poi l'importante è che vi rappresenti. Sì. Qua chiedo un aiuto perché ho l'opposto di quello che vorrei scrivere. Ok. Che l'opposto sarebbe tenere a freno la lingua. Lingua quando... sciolta. Ok, perfetto. O non sa tenere a freno la lingua. Cioè. Sì, credibile quanto l'italiano a volte. Ok. Mancano ancora due. Sì, beh, considerate una cosa, è passata un'oretta, sì. Abbiamo fatto l'introduzione del gioco, creato un'ambientazione da zero e fatto i personaggi. Beh, dai. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio, dai. Irruente è una parola. Certo che è. Incredibilmente è una parola. È comprensiva e irruenta. Comprensiva ma irruenta. Quindi vieni qui che non ti voglio tirare una zoccolata nei denti. Beh. E infatti... Esatto. Sono con una ciabatta. Ciabatta medievale. Cioè, zoccolo medievale. Sì. Che lavoro faccio io? Io vivo di espedienti. Vivi di espedienti. Ma beh. Guarda che potresti essere una lavandaia, la potresti lavandaia. Essere. Ma potresti anche. Cioè, no, beh, non è necessario. Abbiamo detto no, violenza sessuale. Quanti no. Anni ho? Quanti anni ho, mamma? Quanto? Mamma Magda. Mamma Magda. Avere tipo 8 anni. 8 anni. 8 anni mi piace come. Ok, 8 anni. Contesto medievale, ne è tipo 20. Praticamente... 20, sì. Ok. No, 20 vuol dire che l'hai avuto a 12 anni. No, scusa, 20. 24. 24. No. Ok. Siamo nel medioevo, vuole dire. Sì, va bene, d'accordo, ok. Cioè. Vediamo che cos'hai. Allora, la tecnologia non mi fa paura. Proteggerò il mondo, vivo di espedienti, conosco la verità, comprensiva, irruenta. Oh, forse impulsiva. Dai, lo cambio, questo tratto qua non mi piace, irruenta, okay, non so certo. Come utilizzarlo. Ma intanto io le ho scritte tutte, allora io sono Noah, il mio prosciutto meccanico qua. Certo. Vedremo cos'è. La tecnologia non mi fa paura, curiosità, la mamma ha ragione, non sa tenere a freno la lingua, un giorno saremo liberi e precisino. Perfetto. Sei precisino? Precisino, sì. E allora io metterò... Sono una poco, so cucinare. Ottimo, perfetto. Abbiamo le nostre anomalie e quindi adesso non resta altro che aprire la storia, dato... Conduco io? Domanda? Sì, va bene. Ok? Come avete visto, dividersi le parti e creare le anomalie è estremamente semplice. Basta parlare insieme di chi si vuole interpretare e poi scrivere 8 parole su altrettante etichette. In questi 10 minuti è emerso molto di chi sono le anomalie, quali legami ci sono fra loro, chi sono dal punto di vista caratteriale e cosa sanno fare. Questa fase di solito è semplice e veloce perché si appoggia sul lavoro di creazione dell'ambientazione fatto precedentemente. Durante la creazione abbiamo anche anticipato qualcosa di come funziona la meccanica di base di Prism e abbiamo parlato di condurre. Nei prossimi video vedremo come si gioca, come si collabora insieme e come si conduce una sessione. Affrontate la paura, fate scelte difficili, vivete la distopia. Questo è Prism.